Anno nuovo, orto nuovo. E allora pensiamo a cosa piantare di nuovo nell'orto. Questa volta pensiamo a un albero da frutto, quindi guardiamo al frutteto. E per farlo crescere più forte occorre fare un'operazione particolare, l'inzaffardatura o zaffardatura, che ora Giovanni ci racconta che cosa è. Sì, la zaffardatura non è semplice, si mette una parte di terreno coltivo, una parte di argilla e una parte di letame, si stempera bene, si fa una poltiglia e si immerge la pianta a radice nuda. E cosa serve però? Serve cosa fa di buono? Serve per non far che le radici si disidratano, perché va quelle molecole lì attaccate alle radicette, così non si disidrata la pianta. Perché quando lo compriamo è un po' troppo asciutto e dobbiamo aiutarla a riprendersi. E adesso Matteo ci fa vedere come si fa. Prendiamo un po' di terra argillosa, un po' di terra coltivo, come diceva Giovanni, poi prendiamo del letame, un po' di sminuzzarlo un po'. Vedi, dopo ci mettiamo un po' d'acqua, Giovanni se mi passi un po' d'acqua, creiamo la poltiglia. Ma deve venire molto liquida? No, non proprio liquida, deve venire come una pappina, perché deve attaccarsi alle radici. Ecco qua, vedi? Vedi che bella pappina, Nara? Un miscuglio, ecco, devo dire, perfetto. Ecco qua, dopo si andrà a mettere la nostra pianta a radice nuda. Ecco qua il nostro albero a radice nuda, è un pero. Ma perché dovremmo comprare un albero a radice nuda? Perché a radice nuda, prima di tutto, è molto giovane. Vedi queste radici che hanno quei baffetti, sono proprio ideali per la piantagione. E poi costa anche... E poi costa molto, molto meno. Insomma, un bel motivo. E per fare una piantagione da molte piante uno c'ha un grande risparmio. Esatto. Ecco, ma adesso è pronto o dobbiamo fare qualcosa prima di metterlo nella nostra poltiglia? Una piccola spuntatina alle radici. Sì? Leggera spuntatina come questa. Facciamo un po' di capelli. Pelino di barba e capelli, un pochino così, e poi è pronto da mettere nella nostra poltiglia. Allora, la posizioniamo qua. Ecco qua, dentro giù, bene. Bravissima. Magari lo incliniamo un po' così. Ecco qua, vedi? Così la lasciamo dentro anche tutta Quanto notte. Tempo? Anche tutta notte? Notte? Sì, sì. Così ha proprio il tempo di assorbire tutte le sostanze contenute nella nostra poltiglia. Allora domattina, di buon'ora, perché nel frutteto si va di buon'ora, prendiamo la nostra pianta e la metteremo nella buca che abbiamo già preparato, immagino, giusto? Benissimo. E poi non resta che aspettare la primavera e vedere esplodere il nostro alberello. E per il momento buon orto a tutti, o forse è meglio dire buon frutteto a tutti.